Bentornati sul canale di Gafi. Bentornati sul canale video mobile tifoso. Chiariamo le premesse. No, perché poi mi sale il sangue al cervello. Quindi premetto: video mobile tifoso. Qui ragionando in famiglia vengono fuori anche gli spunti, leggendo i commenti, soprattutto devo dire non tanto su YouTube ma su altri social. Nel frattempo c'è la galleria e dobbiamo chiarire qualche punto, perché non è tutto proprio così limpido, anche allora ragazzi, anche sta storia di Lukaku, e non è la prima volta. Quindi è inutile che adesso commentare, il mercato deve finire, aspettiamo a commentare, ma lo so! E Lukaku ce ne va al Chelsea, già che quell'altro è quella. Ma lo so che deve finire il mercato, quindi aspettiamo. Sì, ma il ritiro è già iniziato. Cioè, voi dovete spiegarmi una squadra di Serie A che inizia il ritiro da 10 giorni e che non sa il primo e il secondo portiere. Solo il terzo. Che non c'ha il primo e il secondo portiere, come ha detto Rick. Ma che? Ma dove sta scritto? Ma che roba è? Allora, Morata. A me mi hanno detto se paga va all'Inter. Se l'Inter paga, va all'Inter. Allora, voglio capire, no? Tu fai venire gli agenti a Milano, trovi l'accordo, hai l'ok totale del giocatore, ti serve il centravanti, perché basta con sta balla, questa è un'altra cazzata, perché la priorità, anche qui no, raga, non vi bevete tutto, dico io, Lukaku era la priorità, Lukaku priorità. L'Inter vuole Lukaku, Inzaghi vuole ricostruire la Lula, Lautaro chiama Lukaku, ti aspettiamo, tutte ste cazzate assortite, il centravanti, l'Inter si basa su quello, ma Thuram già c'era, Thuram era già stato preso. E poi Lukaku se no la Aspetta, quale Juve? Ma dove sta sta Juve? È sparita la Juve, ma che cazzo di Juve? Ma quale Juve? Allora, Lukaku all'improvviso sparisce, così, non esiste più, non dà risposte, poi però richiama e dice no, voglio ricucire, e l'Inter indispettita, no, questione etica, non prendiamo più, hai contattato la Juve, ho ammesso e non concesso che ci possa essere stato un contatto, io vabbè, su questo. Dobbiamo capire se poi è diretto o se ci sono stati gli intermediari, perché su ste trattative ci mangiano 50 persone, più tutto l'indotto, più tutti quelli attorno, più tutte le storielle che leggiamo, più tutte le storielle che dicono, no? Vabbè. A me sembra un pretesto. Perché poi prende Cuadrado, che so 8 anni che sta alla Juventus. E ha fatto schifo alla Juventus Cuadrado come comportamento. Allora di che parliamo? Ma di che cosa parliamo? In più avevi i soldi pronti per Lukaku, 35 più 5, accordo trovato, anche qui, chi l'ha detto accordo trovato? Qual è la campana che ti dice accordo trovato? Io voglio sentire il Chelsea, io adesso mi impegno a chiamare il Chelsea e a farmi confermare che l'Inter aveva trovato l'accordo per 35 più 5, guarda, voglio proprio verificare sta cosa. Perché io non ci credo? Perché se c'avevi 40 per Lukaku, adesso vai dall'Atletico, metti 20,5 e te porti a casa Morata, se la tua priorità era il centravanti. Ma no! Adesso il racconto è che no! La priorità è il portiere, e grazie al CA, che è il portiere. Non te ne manca uno, te ne mancano due. Te mancano due portieri. Ti mancano due portieri! Io vi ricordo solo una cosa, dopo lo scudetto l'Inter cede Hakimi per oltre 70 milioni al Paris Saint Germain e si disse all'epoca, il racconto era
siamo a posto così, i conti stanno bene, non servono altre cessioni di big. Poi è arrivato Lukaku e ci ha detto, c'è il Chelsea, voglio andare al Chelsea, lasciatemi andare al Chelsea. Noi non volevamo venderlo Lukaku, ma ci ha detto così, va bene, vendiamo Lukaku, ti lasciamo al Chelsea. 115! Di quei 115 che non servivano, perché ci hanno detto che con Hakimi stavano bene i conti, non servivano altre cessioni, di quei 115, 1,5 per Dzeko! 1,5 per Dzeko! Che fine hanno fatto gli altri? Dove stanno gli altri soldi? Perché 1,5 per Dzeko, peraltro a bonus? Alla Roma, ma l'anno dopo, in base al bonus per l'arrivo in Champions, per le presenze, eccetera. Questo è. Quest'anno Onana, Brozovic, Lukaku non lo riscatti, Bellanova non lo riscatti, non ce l'hai più. D'Ambrosio, Handanovic, Kordaz, Gagliardini, lo stesso Dzeko, Montengaggi, abbattuto, all'Inter mancano due portieri, siamo al 20 luglio, due portieri mancano all'Inter. Allora, Inzaghi, il tanto bistrattato Inzaghi, 2 anni fa, gli dissero, per fare la spesa, non sì, abbiamo incassato 100 euro, ma per fare la spesa te ne diamo 1,5 euro, fa tu, gli hanno detto, fa tu, e ti ha portato in finale di Champions. L'Inter, oltre ai 100 milioni di incasso di questo mercato, se ci mettiamo Pinamonti, Pirola, Males e tutte le altre belle storielle, perché poi invece quando tu vai a pagare gli arrivi sono tutti dilazionati, perché adesso Morata lo vuoi dilazionare in 7-8 rate, in 45 anni, non lo so, perché adesso Morata, che è il titolare della nazionale spagnola, non vale metà Lukaku. Ce n'avevi 40 per Lukaku, ce n'avrai 20 per Morata, no? No. Ha fatto un miracolo Inzaghi. Inzaghi e la squadra hanno fatto un miracolo. Ma il merito di chi è? Di Inzaghi, dello staff tecnico, dei giocatori o della proprietà? Che incassa 115 e rimette 1,5. E però non servivano, eh? Quei soldi di Lukaku non servivano. E adesso si rifà la stessa cosa. Adesso il tentativo è rifare la stessa cosa. La stessa cosa. Incassi da Morata, incassi sì, da Morata, da Onana, incassi di qua, incassi di là, e non c'è soldi per due portieri. Stai trattando le briciole per Sommer, 35 anni, dopo che hai venduto a 57 Onana. Le briciole, 5, 6, 1,5, 0,73, un portiere, uno, Inzaghi sta facendo il ritiro senza i portieri, cioè ci sta ancora un mese dal campionato, sì, ma adesso inizi, ditemi un'altra società di Serie A che gli mancano 2 portieri su 3, ditemela, nella storia, no quest'anno, nella storia, ditemela, ma ci sarà qualcosa che non va. Non è che bisogna essere intertristi o anti-Suning o anti chissà che. Ci sarà qualcosa che non va. Che ti mancano due portieri. E ti manca il centravanti. E ti manca il centrocampista. E ti manca il difensore. Perché mi sono scordato Skriniar tra le altre cose, eh. Mi sono scordato Skriniar. Vabbè. Diciamo che aspettiamo poco. Soprattutto, poi sì, però quello costa meno. Vabbè, guardate ragazzi, se volete io costo zero, come quarto attaccante zero. Anzi, pago io per venire a giocare a San Siro, quindi se volete io ci sto. Cioè, se il problema è solo quello del costo, passa, che te devo dire, vai, vattanfrociare, va. Se
Se il problema è solo quello del costo, passo io. Basto io. Va bene. Però è il solito discorso, cioè, non se magna per non cacà. Per me va bene, però basta dirlo. E quindi è inutile continuare con queste storielle. E non è il discorso che se l'imbosca i soldi non si sa. Ci saranno delle esigenze economiche, finanziarie. Ci saranno sicuramente. Ma che si dicano. Non terremo i migliori e va via tu, vanno via. Va via la spina dorsale della squadra degli ultimi anni. Arrivano giocatori con i pagherò. E nel frattempo si chiede all'allenatore lo scudetto, si parla di seconda stella, si parla di fare bella figura in Champions per l'ennesimo miracolo, perché di questo si tratta. Perché è un continuo andare a raschiare sia a livello di società, di dirigenza, che a livello di staff tecnico, di corpo tecnico e di squadra, un raschiare il più possibile solo perché magari le altre stanno peggio di te. Però vi ricordo, 2 anni fa, 115 con una mano, 1,5 con l'altra, e che non serviva. Quest'anno stesso, anzi pure peggio, perché ti mancano i titolari e ancora e già il ritiro è iniziato da un bel po'. Altro che daremo a Inzaghi la squadra il più completa possibile in attesa del ritiro. O 20 milioni per Morata. 20 milioni per Morata, non ci vale, ma quello è un altro discorso, non ci vale, ci vale, quello che volete. Centravanti alla nazionale spagnola, 20 milioni, meno di 20 milioni lo vuoi pagare nel 2023. E Balogun costa 40, quindi Balogun secondo l'idea vostra sarebbe l'alternativa a Morata, ma in quale mondo? Ma in quale mondo? Ma in quale mondo? Ma quando mai l'Inter non spende 20 per Morata e ne mette 40 per Balogun? Ma di che? L'Inter cerca un centravanti, coi pagherò. Dai, basta. Un saluto.